Buongiorno da Cucina Bioevolutiva! Oggi prepariamo una ricetta crudista, la salsa Aladdin a base di yogurt raw e peperone. Per l'attrezzatura ci occorre un mixer o meglio ancora un frullatore potente, quindi adatto a frullare cibo crudo. Quanto agli ingredienti ci occorrono 120 g di yogurt cremoso, tipo greco, ovviamente raw vegan. E vi rimandiamo nel link che troverete sotto le info di questo video per la ricetta. Un peperone rosso, un cucchiaio di cipolla essiccata reidratata, un bel ciuffo di basilico, tante belle foglie, un cucchiaino di timo essiccato, un cucchiaino di garam masala, aceto di mele non pastorizzato, senza esagerare un cucchiaino, olio evo spremuto a freddo, sale marino integrale o rosa dell'Himalaya, un pizzico, ancora meglio se non lo usate, in sostituzione ottimo è il sale igienista. Ve lo segnaliamo sotto le info di questo video per preparare la ricetta a base di sedano essiccato. Prepariamo questa velocissima salsa. Priviamo il peperone dei filamenti bianchi, tagliamo il peperone a tocchetti, mettiamo i tocchi di peperone all'interno del contenitore del mixer e frulliamo. A questo punto che dobbiamo fare? Come vedete il peperone tritato è decisamente molto molto acquoso. Se noi frullassimo assieme tutti gli altri ingredienti con un peperone così acquoso, verrebbe fuori non una crema ma una specie di brodino con tante bolle e lo yogurt insomma non sarebbe valorizzato. Quindi prendiamo un setaccio, prendiamo un contenitore e scoliamo in modo tale da togliere tutta l'acqua, più acqua possibile perlomeno. Ecco fatto, a questo punto mettiamo il peperone già tritato, privato della gran parte della sua acqua. Possiamo aggiungere tutto il resto degli ingredienti, quindi lo yogurt, la cipolla, gran masala, un goccio di aceto di mele non pastorizzato, olio extravergine d'oliva, quanto basta, qualche foglia di basilico. A questo punto, se volete, aggiungete il sale marino integrale o rosa dell'Himalaya, un pizzico. Frulliamo, via! A questo punto siamo pronti per la presentazione. Ecco qua, abbiamo svuotato un bel pomodoro e lo stiamo farcendo con questa salsina che si presta molto ad essere accompagnata con le crudité, timo essiccato e voilà! Bene, la salsa Aladdin è pronta. Non è un tappeto volante ma una semplice tovaglietta. Non è una lampada magica ma una semplice salsiera. Eppure siamo pronti a volare alto. Il nostro desiderio è assaporarla quanto prima. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima video ricetta!